nascono opportunità e questa è stata l'opportunità grande per Fiduca. Spero che abbiamo dato anche un'opportunità al nostro territorio che io amo così tanto. E il vostro è un settore in continua evoluzione, siamo proprio nell'era del digitale. Qual è la vostra visione del futuro alla luce dei nuovi sviluppi interessanti di queste tecnologie? Il futuro per me è un po' come il passato, nel senso che la tecnologia deve essere sempre a disposizione dell'uomo e del territorio e non viceversa. Non è la tecnologia che deve intervenire, ma la tecnologia deve rispondere ai bisogni reali dei cittadini. Quindi la mia visione è capire sempre, anche se adesso sto invecchiando, ma capire sempre grazie ai collaboratori, grazie al territorio, magari perché no, anche grazie alle scuole, volevamo iniziare un contest, qual è le vere esigenze di tutte le persone del territorio per far sì che le tecnologie che esistono, soprattutto l'internet delle cose, possano essere messe a disposizione per far grande questo territorio, sia dal punto di vista turistico, ma soprattutto per dare ancora più servizi alle persone che ci vivono. Siamo in un territorio che ha forti difficoltà economiche, non ce lo nascondiamo, dopo il terremoto, dopo la pandemia, si parla tanto di borghi e di connettività. Cosa si può fare in questo settore, con, magari lavorando in sinergia con le pubbliche amministrazioni? Ma secondo me si può fare molto, perché una volta che adesso sta arrivando la connettività, sta arrivando la fibra ottica con i vari bandi pull, con i vari bandi un giga, dove lo Stato ha messo veramente tanti soldi, veramente le altre tecnologie dell'internet e delle cose non faranno discrepanze tra città e borgo, perché la tecnologia è una tecnologia povera, economica. L'importante è essere luminari e capire cosa serve al territorio. Non possiamo scimmiottare le città perché i servizi delle città non sono affini al territorio e non vanno bene a questo territorio, ma se capiamo come utilizzare la tecnologia potremo dare un passo avanti. La pandemia ci ha ricordato che questi territori sono appetibili, ci ha insegnato un altro modo di lavorare, adesso dobbiamo capire come renderli veramente vivi questi territori. Lei è una donna e 20 anni fa questo era un settore quasi pionieristico. Quanto ha inciso la sua parte femminile in questa prima idea e poi realizzazione di questa impresa? Allora, l'idea io non posso farla mia, io sono un po' l'immagine di Fiduca, ma devo ringraziare veramente mio padre che mi ha lanciato, mi ha dato la passione per questo territorio e per la tecnologia. E soprattutto devo ringraziare i miei soci, che sono la parte tecnica dell'azienda, che hanno dato sempre le idee e investono tantissimo del loro tempo e ricerca di sviluppo. Il fatto di essere donna, come dico sempre, la pari opportunità ancora, come sappiamo, non c'è. Io spesso sono su tavoli di soli uomini, però in questo momento devi dimostrare un po' di più all'inizio, ma dopo può essere anche un vantaggio perché il valore ti viene riconosciuto e sei riconosciuta. Ultima domanda, se un giovane volesse intraprendere un lavoro appunto in questo settore delle nuove tecnologie, qualche consiglio da cui partire? Il consiglio per i giovani, che tra l'altro io ci passo molto del mio tempo, è sempre di far comunque della gavezza, di avere le idee nuove, di rispettare le proprie idee, ma di fidarsi anche del consiglio e dell'esperienza di chi sono venuti fuori di loro. Quindi è sempre, secondo me, la continuazione del giovane e del vecchio che può fare la differenza. 20 anni di Fiduca, qual è il bilancio di questo primo e grande sviluppo aziendale? Il bilancio è difficile da fare. Ci siamo arrivati 20 anni senza neanche saperlo, rendercene conto. Siamo partiti un po' da un piccolo negozio di informatica a San Ginesio e adesso siamo una realtà con 50 dipendenti dislocate su 2 regioni e che ci dà molto, in realtà ci danno molte soddisfazioni. Devo approfittarne perché il bilancio, secondo me, se abbiamo raggiunto questo traguardo, va soprattutto alle persone che hanno collaborato con me negli anni, quindi innanzitutto ai miei soci, ai miei nuovi soci, perché dal 2016 la realtà si è ingrandita con una realtà di Gubbio e di Ascoli, ma soprattutto con tutte le persone che hanno lavorato con me negli anni, sia presente che passati. E in più al territorio che ha creduto in noi, quindi alla pubblica amministrazione e ai clienti che si sono affidati inizialmente a un'azienda molto piccola, che questo non era scontato. E questa azienda avrebbe potuto essere nata a Milano, perché lei era a Milano, invece siamo qua nel cuore delle Marche, anche ferite al terremoto. Qual è l'importanza oggi di stare e vivere in questo territorio? Io ho i genitori che vivono ancora a Milano, anche se mio padre è originario di San Ginesio. Io da sempre mi sono innamorata di questi luoghi, mi sono innamorata dei Monti Sibillini e del Marche in generale. E ho deciso di vivere qua perché la qualità della vita era più alta. Subito mi sono imbattuta un po' di difficoltà. Una delle prime era proprio la mancanza di connettività.